hai mai soggiornato in una reggia? Ti sei mai risvegliato nel letto di un re? O passeggiato tra le sontuose stanze di appartamenti reali, attorniato da arazzi pregiati e oggetti splendidamente intarsiati? In questa città protetta dalle alte cime delle Alpi, una dinastia itinerante inventò la capitale di un regno. E con un ambizioso progetto la cinse di una corona di delizie, circuito di splendide residenze destinate alla caccia e ai piaceri dei regnanti, affidando alla geniale esuberanza del barocco europeo la propria celebrazione attraverso l'arte e l'architettura, simboli monumentali di un potere che dal centro si diffuse a raggiera sul territorio. Ovunque il tuo sguardo scorgerà le linee ondulate e le curve sinuose delle statue e dei marmi, la maestria dei quadri. L'eleganza dei saloni delle feste. E nei castelli trasformati in luoghi per le villeggiature reali, troverà l'impronta romantica di un nuovo secolo. E coglierà l'insieme di tutti questi progetti che saldarono in un solo, grandioso disegno l'architettura, la decorazione e il rapporto con il territorio e la capitale di un regno. Nel suo tempo, espressione materiale della dottrina della monarchia assoluta. Oggi, eccezionale paesaggio culturale. Privilegio del mondo intero. Residenze Sabaude. Siti italiani del patrimonio mondiale UNESCO. Patrimonio dell'Italia. Eredità per il mondo.